Messina è nata alla sinistra, a sinistra del PD. Che uso farne? È nata una forza politica che rimette al centro la dignità del lavoro, la giustizia ambientale, la giustizia sociale, i diritti, la Costituzione repubblicana. E dobbiamo utilizzarla come una grande forza di trasformazione per dare a quella larga parte di popolo italiano che oggi è senza rappresentanza, è senza voce, dare una prospettiva di miglioramento delle sue condizioni materiali di vita. Quando si parla di alleanze voi tendete a sottrarvi, probabilmente però non è sabotaggio, è fiducia forse. Le grandi città, Milano, Roma, qual è la posizione? Le alleanze si fanno quando si condivide il programma, quando vi sono programmi diversi le alleanze non si possono fare. In tante città il Partito Democratico è in continuità con governi che non rispondono alle domande di giustizia sociale, di beni comuni, di diritti, e quindi noi mettiamo in campo delle proposte politiche autonome per il governo di queste città, perché altrimenti nulla cambia. Renzi è un fenomeno transitorio nel blocco sociale del PD, oppure è questo partito che non è più se stesso da 20 anni, quindi alternativi? No, Renzi è l'accelerazione, la fase conclusiva di un processo che dura 25 anni, 30 anni e che ha riguardato tutta la sinistra europea. Noi mettiamo in campo un'alternativa come quella che esprime Bernie Sanders negli Stati Uniti o Podemos o Syriza o anche parti dei socialisti europei che rompono le coalizioni con i conservatori e si misurano con la sinistra critica per una sfida di governo con un'agenda alternativa. Ma speriamo che possibile sia parte del nostro percorso. Noi vogliamo unire chi c'è, unire soprattutto quel 50% di italiani che non hanno più fiducia alla politica e non vanno più a votare. Martelli, cosa ha visto di diverso in questo ennesimo rassemblement a sinistra e cosa c'è che non va più nel PD di Matteo Renzi? Ma le strade politiche si dividono, no? Quindi io credo che oggi nel PD, che non è solo il PD di Matteo Renzi, ma è un PD ancora composito, non ci sia più la volontà di immaginare e di individuare strade anche differenti rispetto a quello che vengono percorse oggi. Credo che il dibattito interno debba essere più acceso, più vivo, proprio su temi che toccano particolarmente la vita delle persone. È possibile trovare questo in Sinistra Italiana? E ci proviamo, sono qui per questo, ho fatto questa scelta per questo e quindi l'impegno è quello appunto di ritrovare il modo di interloquire, che la politica diventi un interlocutore credibile per le necessità e i problemi quotidiani delle persone. Come Rifondazione Comunista pensiamo che il problema non sia di fare un altro partito della sinistra, come invece hanno deciso di fare con Sinistra Italiana, ma sia di unire la sinistra, e la proposta che noi abbiamo avanzato è la seguente: di fare l'unità tra tutte le forze politiche della sinistra, di dar vita ad un processo costituente che sia chiaro su tre cose. Primo, che sia alternativa al PD e al centro-sinistra, perché qui il problema è costruire una sinistra antiliberista chiaramente autonoma e alternativa al PD di Renzi. Secondo, che sia un soggetto plurale, quindi dove ci si possa stare dentro, sia che a uno gli piaccia Papa Francesco, sia che uno sia un marxista-leninista, cioè che si sia d'accordo sulla politica da fare, non la discussione sull'ideologia. E in terzo luogo, che sia un soggetto democratico e quindi non una federazione di partiti, ma dove ognuno ci sta dentro, una testa, un voto a votare. Questo per noi è la proposta.